Ciao ragazzi, bentornati qui alla Malibu Academy. Vi faccio vedere un altro piccolo circuito che potete comodamente fare a casa senza l'ausilio di alcuna attrezzatura. Lasciate sempre il solito riscaldamento sul posto, molleggiando con i piedi o facendo un po' di corda se ce l'avete. E anche chi non la sa fare la corda, perché c'è chi mi dice: Grazia, ma io non la so saltare. Non è un problema, prendete la corda e saltando insieme a lei fate questi piccoli movimenti facendola ruotare sul posto, ok? Dopodiché oggi vi faccio vedere gli affondi frontali, quindi abbiamo fatto lo squat in terza posizione, lo squat in quinta posizione con gli affondi. Oggi parleremo degli affondi frontali, che sono sicuramente più semplici da fare rispetto agli inversi, però molta gente commette l'errore di andare ad alzare il tallone del piede che rimane avanti e di conseguenza a superare il ginocchio, la punta del piede. Quindi molta gente questo esercizio lo fa in questo modo. Gli affondi frontali non sono questi. Gli affondi frontali sono questi e torno indietro. Questi sono gli affondi frontali. Le ginocchia rimangono molto flesse, diventa quasi un angolo di 90 gradi tra la gamba che sta davanti e la gamba che sta dietro. Anche qui andiamo a lavorare molto bene le gambe, i glutei, gli adduttori. E anche qui facciamo una ventina di ripetizioni per 4 serie, sempre intervallate da un minuto o quello che ritenete opportuno, 50 secondi, un minuto e mezzo, tra una serie e un'altra. Poi andiamo a fare un plank e alto e un plank basso, sempre per il nostro core stability alternato, che viene in questo modo. Mettete un asciugamano o un tappetino sotto i gomiti, sotto all'avambraccio, giusto per non poggiare sul duro del pavimento. E viene in questo modo. Salgo e scendo. Salgo e scendo. Alternando le braccia con le quali uno sale e scende ogni volta. E anche qui fate una ventina di ripetizioni per 4 serie. A questo ci aggiungiamo un side plank laterale che viene in questo modo. In questo modo qua. Chi riesce poggia il piede sopra l'altro, chi invece ha bisogno lo poggia dietro per una maggiore stabilità. Chi vuole ci aggiunge anche dei piccoli molleggi. E questo lo facciamo per 30 secondi da una parte e 30 secondi dall'altra, sempre per almeno 4 serie. Dopodiché, come ultimo esercizio di oggi, prendete una sedia, io adesso prendo uno step per comodità, però una sedia, un banchetto, due step uno sopra l'altro. Un qualsiasi muretto, tra virgolette, che abbiamo a disposizione va bene per fare dei tricipiti a corpo libero, con tutta la mano fuori, ginocchia leggermente flesse, dritti con la schiena, andiamo a fare dei piccoli molleggi in sospensione per lavorare il tricipite brachiale. I bicipiti invece li potete tranquillamente sollecitare e lavorare a casa se avete dei manubri da 1 kg, 2 kg, ma anche delle bottiglie d'acqua da mezzo litro, 1 litro, 1,5 litri, facendo il curl classico alternato sul posto, ginocchia leggermente flesse, e anche qui 15 ripetizioni per 4 serie. Idem con i tricipiti, sempre con un recupero di 1 minuto tra un esercizio e un altro. Poi chiaramente il recupero lo basate anche sull'intensità dell'esercizio che avete svolto, perché chiaramente più l'esercizio
esercizio è intenso e più recupero il corpo e di più recupero il corpo ha bisogno. Quindi chiaramente se l'esercizio è di più semplice densità muscolare potete anche recuperare meno. Ok? Ci vediamo la prossima volta sempre qui alla Malibu Academy. Ciao!